giovani sempre più violenti, giovani insicuri, giovani alla ricerca di una propria identità in una società confusa che sembra aver smarrito senso civico, educazione e ruoli. Il dramma di Dario Ferrara sembra essere la conseguenza di tutto questo, una violenza per una discussione tra coetanei con una morte inaccettabile. La prima cosa da sottolineare è che i nostri giovani purtroppo vivono in una grande precarietà. Questa precarietà porta all'insicurezza. Proprio il Papa stamattina nell'intervento all'udienza diceva che una delle difficoltà per costituire nuove famiglie da parte dei giovani è proprio questa incertezza, una responsabilità limitata, diceva. E quindi penso che questo è il vero problema dei giovani. E i casi che purtroppo ci sono di violenza, di bullismo, indica proprio una difficoltà di serenità d'animo. Manca a livello educativo una concretezza anche nel vivere i rapporti con gli altri. Tutti sono litigiosi, tutti contro tutti. Questo lo vediamo sia negli adulti, lo vediamo nei condomini, lo vediamo nelle famiglie, lo vediamo tra i giovani. E tante volte purtroppo si finisce male. E questa ricerca di farsi giustizia da sé, e questo non vivere una dimensione di comunione, questo non alimentare, ecco, la coscienza con quelli che sono anche i principi evangelici, perché la maggioranza siamo battezzati in Italia, molto spesso ce lo dimentichiamo, ma siamo cristiani e tante volte questo atteggiamento cristiano non c'è. Il cristianesimo è un valore, il cristianesimo è una pienezza di vita. Siamo nel tempo della Pasqua, quindi viviamo questo mistero della risurrezione, quindi vogliamo anche affidare alla misericordia di Dio questo nostro fratello. Ma nello stesso momento siamo chiamati anche a vivere in questa dimensione di vita piena. E questo va fatto soprattutto tra le agenzie educative, vedi la famiglia in primis, la scuola, la chiesa, le associazioni, gli organismi di volontariato, cioè spingerli verso opere buone, fare esperienza del bene, non solo del bene comune, ma del bene anche della persona, del giovane, che deve essere protagonista della sua vita e vivere in un atteggiamento, ecco, di carità, di amore verso il prossimo, cioè concretamente, vivendo però questa esperienza, si evitano poi le tragedie. Se si vive invece in un contesto di litigiosità, in un contesto di estrema diffidenza, purtroppo nessuno crede più a nessuno, e chiaramente poi a livello anche sociale c'è un rischio. Società, quindi, da rivedere, da rivalutare. Ma il problema penso che è profondo, il problema e che, come dice anche Papa Francesco, ecco, viviamo in un contesto dove anche a livello sociale purtroppo c'è lo scarto, c'è la periferia, c'è una difficoltà anche in una vita serena, anche dal punto di vista economico, familiare. Una società che forse deve recuperare i valori, deve recuperare la propria identità.